I numeri dell'osservatorio di Confesercenti relativo al commercio abruzzese parlano chiaro e fra le regioni del sud ha i dati più allarmanti. Abbiamo il 55% in meno delle attività nell'ultimo decennio, il 6% in meno nell'ultimo anno, quindi dal 2023 al 2022 abbiamo un 6% in meno di attività. Quindi mentre prima credevamo che la desertificazione dei piccoli centri abitati era una realtà, oggi ciò si sta spostando non solo in quelle zone ma anche nei centri città. Il settore più colpito? Settore più colpito ovviamente il mondo dell'edicola, subito dopo viene l'abbigliamento, i carburanti, ma comunque in genere un po' tutto il commercio. E se l'abbigliamento registra un meno 60%, i distributori di carburante un meno 80,3%, anche le librerie e il settore dell'informatica presentano gap non indifferenti, rispettivamente con un meno 45% o meno 51%. Il commercio ambulante nel 2025 tenderà a zero aperture, quindi è un comparto che sta scomparendo. Confesercenti sollecita la rigenerazione urbana attraverso l'accessibilità e l'intrattenimento, ma anche la riqualificazione del mercato coperto. I fondi cosiddetti FSC di sviluppo e coesione servono a questo. Il problema principale ovviamente è l'e-commerce. Tenete presente che attualmente in Italia esiste la Digital Tax che però chiede soltanto il 3% sul ricavato alle grandi piattaforme online. C'è un accordo a livello internazionale che fissa per 136 paesi nel mondo una tassazione sulle transazioni internazionali del 15%. Noi chiediamo al governo che recepisca questo accordo, almeno alziamo la tassazione sull'online al 15%. Il che non è l'optimum, ma è sicuramente un respiro. E poi la regione faccia il suo attraverso strumenti idonei ad agevolare il credito con la riduzione dei costi di garanzia. L'ente regionale può dare una mano, non bisogna per forza aspettare interventi da parte del legislatore.